sono entrati stamattina sul presto, appena siamo lì alla porta. Appena siamo entrati lì alla porta ci hanno fatto l'agguato. Mattinata di terrore a San Zeno, ennesimo colpo ai danni del distretto orafo aretino. Alle prime luci dell'alba di mercoledì, intorno alle 6, è stata rapinata l'azienda Orafa Sicam, un colpo da 350.000 euro sul quale indagano i carabinieri. In azione 5 malviventi con il volto ben coperto da delle maschere che con pistole e fucili hanno riunito e legato i dipendenti. Legati e basta, erano bravi, diciamo. Erano tutti, non so, qualcuno, uno era straniero, dell'est sicuro, dalla voce, e altri erano del sud, parecchi penso, Napoli o Roma, parecchi di Napoli erano, mascherati, quindi specie da carnevale, specie di una maschera sempre in lattice, e tutti vestiti di nero, più scuri, insomma, come ricordo. Cosa vi hanno detto? Niente, devi stare fermi, tranquilli, mi sono messo a sedere da una parte e volevo la roba, insomma, roba da cavò. Legata all'interno di uno stanzino? Sì, in un corridoio. Avete avuto paura, immagino? Insomma, un pochino. Erano armati? Sì, ma non so se erano vero o no, però insomma. Cosa avevano? Sì, le pistole o le mitra, non so se era un calastico, non lo so. In mezz'ora i banditi sono riusciti a portar via l'oro e scappare. Ad attenderli all'uscita dei complici, la banda è scappata a bordo di auto rubate. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso ogni istante della rapina. Tuttavia i volti dei banditi non si riconoscono. Ritorna a serpeggiare la paura nella zona di San Zeno e nelle menti degli orafi aretini riaffiora l'incubo vissuto qualche anno fa. Anni fa facevano gli interventi di notte, facevano dei furti, adesso si parla di rapine, le reazioni che possono avere, gente armata. Noi siamo per lavorare, non siamo certamente per farne il far west, e ne vogliamo, credo, nessuno di noi essere in queste condizioni qui. Qui ci vuole la mattina dalle 6 alle 8 e la sera dalle 6 alle 8. Sicuramente, o anche prima, delle macchine che devo controllare. Che San Zeno in fondo non è difficile controllarla, ha due vie di uscita e una di entrata.